Bentrovati sul canale, io sono Caracata e oggi parliamo di accessori a due ruote. E naturalmente siamo stati in compagnia della TRK502X, così come avete più o meno intuito dall'introduzione iniziale, e devo dire è un mezzo veramente eccezionale che ha regalato grandi emozioni e che ci ha permesso di testare i nostri prodotti fino in fondo. La Benelli adesso a ICMA, il Salone di Milano, presenta altre due motorizzazioni e devo dire che a nostro parere mancava un pochino di cavalleria, che con la nuova 700 e 800 darà sicuramente ancora tante emozioni e un mercato importante da ritagliare. Andiamo subito sugli accessori, quelli che abbiamo testato per voi, e partiamo subito dai guanti. Partiamo subito col primo accessorio, entrando nel vivo della sicurezza attraverso i guanti ad ami della ISX. Il prodotto si pone veramente fino nei dettagli e unisce cordura e pelle in una costruzione eccezionale, garantendo un buon comfort e un'ottima protezione agli arti della mano in caso di caduta o impatto accidentale. Vero e proprio scopo del guanto da moto, oltre ad una difesa termica da intemperie. L'accessorio risulta da subito aderente e sicuro per prestazioni di utilizzo quotidiano. Di certo il suo pregio è aggredire il mercato per il prezzo, dove risulta difficile trovare un prodotto in pelle così versatile, traspirante e sicuro fino alla chiusura del polso. Nota dolente, i guanti non sono forniti di un palmo touchscreen per dispositivi mobile. Un aspetto che vi consigliamo di ritrovare in un prodotto diverso, come i guanti Acerbis Ramsey, modello in pelle sintetica, dorso e palmo, dove il prezzo rimane simile, tra virgolette, ma con un vantaggio di rinforzo a nocche in simil carbonio, da veri guanti pro e un buon touch. Questo ultimo modello è strettamente ventilato grazie all'utilizzo di mesh sul dorso e nella zona laterale delle dita. Taglio precurvato, il palmo e le dita sono realizzati con un pannello in pelle sintetica, imbottito sul dorso delle dita. Chiusura polso con stretch, disponibile in tre colori, rosso, nero e giallo flow. Guanti certificati 2015 LEB 1 KP. 70% in poliestere, 25% in floriuretano e 5% in neoprene, per le info tessuto ai più allergici. Sono due consigli e prodotti diversi, lascio a voi la scelta, trovate i link qua sotto in descrizione. Naturalmente sono estivi e fascianti, con un'opportunità di applicare un sottoguanto sintetico o in seta, in modo tale da rinforzare la loro termicità nei mesi a venire e per asciugare i guanti più in fretta in caso di pioggia, separando gli elementi. Per un'esigenza invernale vi consiglio un guanto in Gore-Tex, in membrana traspirante nel suo tessuto e cuciture termosaldate per una vera barriera efficace all'acqua e al freddo. Ben trovati all'argomento casco o caschi, visto che comunque parleremo di diversi modelli. Partiamo subito con la prima pagella, con il Jet Aero TRRS. Entriamo subito nel vivo con lo Smart Jet della Aero, il TRRS Trial Helmet. Un casco jet realizzato in WIG Performance Compositive, ultraleggero e super ariato, perfetto per l'estate. Ingegnerizzato con due calotte di misure differenti, offre una ventilazione che va ben oltre il resto della concorrenza, con un look unico ed inconfondibile. Anello antifurto e chiusura micrometrica lo rendono un prodotto easy to work, decisamente ben pensato, che si adatta anche alle stagioni intermedie per un buon percorso stradale, che all'esigenza passa con disinvoltura allo sterrato. Nessuna pressione al collo in velocità sostenute e di rilevamento beccheggio con la sua visiera di tipo trial. Un jet non economico per il prezzo, ma la migliore scelta per il rider moderno che punta al top e novità attraverso la ricerca dei materiali strettamente legati ad un buon comfort studiato in galleria del vento, che lo racchiudono in un jet certificato ECE 2205 dal peso eccezionale di solo 850 grammi per un casco in policarbonato, dove ne vale assolutamente il commento sull'impegno eccezionale che Aero mette sui suoi prodotti, che produce ed esporta in tutto il mondo. A seguire il classico intramontabile in tante
versioni e varianti stilistiche o totalmente pulito nelle versioni bianco o nero. Troviamo il jet AGV Legends X70, omologazione ECE 2205 con interni rimovibili e lavabili in ecopelle e tessuto liscio, gode di un sistema di ritenzione a doppio AD o doppio anello come lo si vuole intendere, che ne valorizzano la sostanza tecnica di allaccio alla sicurezza. Viene realizzato con calotta in EPS in tre dimensioni e in materiale in fibra di vetro dal peso leggermente più generoso del precedente, che si rileva sugli 8,70 grammi nella taglia più piccola, ma dove il contenuto del materiale in fibra di vetro lo classificano da anni come il più venduto dei jet di sostanza per i suoi accessori retro, occhiali Razer e visierino o visiera lunga con predisposizione Legend a tre bottoni che tendono a vibrare alle alte velocità, ma che nonostante il difetto di alcuni accessori e il suo stile datato si classifica come un oggetto intramontabile e moderno nella costruzione. Ma subito dopo per voi a seguire vi presento gli integrali con HJC e Aero. Premetto da subito che godono di una asticella paritaria sia nel prezzo che nei contenuti tecnici qualitativi di fascia media, tolte le preferenze di brand. Ma partiamo da ciò che preferisco, HJC C70 Carves. È un casco integrale completo di tutto, costruito con il guscio composito, avanzato in policarbonato in HJC. Leggero e robusto, è dotato di visiera interna per il sole, predisposta per l'apertura con il perno al centro per una facile apertura con entrambe le mani anche alla guida. La fodera interna è realizzata in materiale traspirante ed è completamente rimovibile e lavabile. Scheda tecnica, calotta in advanced policarbonate, leggero e confortevole grazie all'utilizzo della tecnologia CAD. In fase di progettazione offre una calotta aerodinamica con ampio campo visivo per una migliore visibilità. Sistema di ventilazione avanzato ACS che garantisce un flusso di calore e umidità verso l'alto e verso l'esterno. L'interno in super cool è antibatterico, antiodori, con interni rimovibili e lavabili. Le scanalature interne sulle imbottitura rappresentano l'ideale per i motociclisti che indossano occhiali da vista e da sole. Visiera trasparente con protezione UVA 99%, predisposta per impair look. Visiera parasole interna con sistema Rapid Fire per sgancio e aggancio rapido. Chiusura sottogola con fibbia micromegrica, rapida ed efficace. Il casco è predisposto per l'installazione di sistemi di comunicazione Bluetooth omologati ECE 2205, peso 1440 grammi. All'opposto del design è totalmente lucido il Volar di Aero. La brand di Andrea Locatelli, made in Italy, si presenta con una grafica eccellente in opaco. L'offerta è di un casco stradale studiato ponendo particolare attenzione alle esigenze degli amanti delle moto sportive. Un design evoluto e aggressivo è completato da un sistema rivoluzionario di ventilazione a 8 zone che garantiscono il massimo delle prestazioni. La calotta esterna è realizzata in due misure diverse ed è disponibile in una vasta gamma di grafiche. Particolarmente innovativa la visiera ultra wide che garantisce anche lei un ampio campo visivo. In dotazione la predisposizione per la lente pin look, materiale termoplastico HRT, peso leggermente più leggero, 1400 grammi, a partire dalla taglia XX. Il casco è un accessorio di tipo race oriented, dove intenzionalmente il produttore ne priva di una visiera parasole interna, come i migliori caschi da pista, entrambi disponibili nelle taglie XS, S, M, L, XL e XXL. Eccoci finalmente alla parte conclusiva del settore casco e naturalmente non poteva mancare il casco della Jet One, il J34, un casco da maxi enduro per tutti coloro che vogliono viaggiare e fare gran turismo, veramente eccezionale da questo marchio italiano che è un po' leader nella parte enduro ma che sta ritagliando consensi anche nella parte gran premio per le moto da strada. Sul sito ufficiale garantisce veramente tanti accessori di ricambio e addirittura sostituzioni veramente molto rapide anche a livello di consegne. E ve lo consiglio vivamente, è un marchio toscano e quindi Jet One per me rimane uno dei caschi top di questa sezione, che tra l'altro abbiamo provato nonostante ha una visiera integrale
completamente ultra wide con i quill look ai loro lati, ma anche con il visierino interno in caso di forte luce. E lo abbiamo provato però anche completamente proprio da enduro, da cross classico, unendo due maschere veramente eccezionali come la Vemar e come la Whips. Sono due modelli un pochettino diversi, come potete vedere, di dimensioni soprattutto diverse per chi ha un volto più o meno grande, ma in questo caso forse la Whips è quella che rimane più aderente all'interno del casco. Ma negli accessori della casa ufficiale su Just One troverete veramente tutto, dagli interni del casco alle visiere anche gli accessori che riguardano gli occhiali della casa madre. Chiudendo questa breve parentesi, passiamo naturalmente all'ultimo oggetto importante per salire sulle due ruote, dopodiché poi passeremo successivamente in una seconda puntata ad altri accessori che arricchiranno maggiormente il nostro viaggio a due ruote. Però concludiamo con la parte giacche. Naturalmente ci farà compagnia l'Alpistar, che abbiamo selezionato da tante giacche come modello preferito per vestibilità e anche come tipo di tessuto che possiamo portare sia in discorso estivo e protrarla un pochettino anche verso l'inverno. E lo faremo naturalmente anche insieme a questa giacca della Shima, è un giacca che mantiene una termicità veramente eccellente, dove la metteremo sotto nel periodo più invernale e poi ritrovando la nostra giacca totalmente areata di tessuto traspirante come l'Alpistar che abbiamo selezionato per voi. Andiamo a scoprirla e vi lascio con Alpistar. Ecco a voi Alpina Stars TSP X Super Air, uno dei tanti modelli di giacca da centauro dell'azienda italiana Alpina Stars, produttrice di attrezzi tecnici di sicurezza per moto ed auto da corsa. Il capo attualmente sottolineato in pagella è dotato di pannelli tecnici in rete per una ventilazione ottimizzata e il massimo flusso d'aria. Garantisce una vestibilità invidiata per sicurezza e comfort, garantendo una proposta di utilizzo di circa 6 mesi l'anno in zone della nostra penisola non soggette al clima impervio. La costruzione del colletto a basso profilo garantisce l'allaccio casco e posizionamento alle giacche o cerate ausiliari, con cerniere lampo e chiusure non soggette a sfregamento o fastidi dovuti ad ulteriori chiusure sul collo. L'intero capo è testurizzato in 3D sulla fodera interna per un elevato comfort di guida, realizzato in politessuto 600D con petto impermeabile per una praticità reale quotidiana. Gode appieno di due tasche per le mani con cerniere e due tasche alla fodera interna per alloggio documenti. L'intero indumento è certificato CE secondo le norme della categoria 2EN17092 classe A. L'airbag system è semi-completo e di nuovo algoritmo di gara, dove il capo ne copre gomiti e spalle. La tartaruga è un accessorio ausiliare e da inserire nella schiena tramite cerniera lampo, dove la dotazione ulteriore porta il capo a sicurezza totale da capo tecnico di classe superiore ed eccellente. Altamente consigliata per il prezzo, non è una giacca prettamente estiva come la si vuole intendere, soprattutto per il nostro caldo, ma con un concetto personale Tech Air Ready Alpine Stars, che la distanzia dai marchi concorrenti per sicurezza da alcune proposte veramente estive e meno sicure. La sua vestibilità è estendibile alla donna e ad un adolescente, in maniera tale da avere un'unica offerta per il passeggero in famiglia, con taglie uomo più piccole, ma sempre dall'ottimo profilo di vestibilità. Ben trovati alla conclusione di questa bellissima puntata. Naturalmente spero che i miei accessori vi siano stati assolutamente di vostro gradimento, dove trovate sotto in descrizione tutti i link per poter acquistare attraverso Amazon, dove sono affiliato. E non poteva mancare naturalmente i nostri accessori per le due ruote, come abbiamo detto, entry level, sia che sia uno scooter che sia una moto, la nostra cerata della Tucano. Questo è un set completo che racchiude pantalone, giacca e cappuccio e che va assolutamente messo sotto la sella sia per lui che per lei. Vi ringrazio per avermi seguito fino a qui, vi rimando al prossimo appuntamento dove lo dedicheremo maggiormente al viaggio, quindi a moto un po' più da turismo, e in quel caso affronteremo scarpa da viaggio,
e borse in ABS e in alluminio anche in base a vari litraggi, e l'interfono per poter dialogare direttamente sia nel telefono e per il nostro passeggero. Vi ringrazio per avermi seguito, se vi sono piaciuti i miei contenuti sostenete il canale, mettete un bel like o il pollice bello alto e perché no iscrivetevi al canale attraverso la campanella, così sarete informati del prossimo appuntamento. Da Katakata è tutto, perché no, prima lo slash e poi lo shop, alla prossima. www.slashshop.it Affiliate Store.